Siamo di fronte all'ospedale di Cremona. In questo luogo, ospedale costruito alla fine degli anni 60, sono stati curati centinaia e centinaia di pazienti Covid. Qua all'inizio dell'anno c'è stato un disastro, un'emergenza totale. Ma ora dobbiamo parlare di sanità in Lombardia e di ospedali pubblici come questo. Marco, consigliere Marco Degli Angeli, consigliere regionale di Regione Lombardia, che proposta ha fatto la Lega Marco per questo ospedale, per altri ospedali, ma per questo in particolare, ospedale pubblico di Cremona? Si accorgono dopo 50 anni che l'ospedale è in condizioni pietose, nonostante i medici hanno lavorato costantemente, che proposta hanno fatto? Costruiamo un ospedale nuovo. Quanto ci metterebbero a costruire un ospedale nuovo, visto che l'avete ricevuta voi in consiglio regionale questa proposta? Considerando che non ci sono ancora i soldi, i fondi, non hanno ancora i progetti, almeno più di 10 anni. Avete capito? Fumo negli occhi totale per i cittadini lombardi che hanno perso circa la metà dei più di 35.000 deceduti italiani da Covid, e strutture fatiscenti, medici e infermieri abbandonati da decenni di mala politica nella gestione della sanità, perché il centrodestra ha puntato tutto sulla sanità privata, e dicono, prendendo in giro i cittadini cremonesi, ma non solo, perché lo replicano nelle altre province, che siccome questo è un ospedale vecchio abbandonato dalla politica, cioè da loro del centrodestra, ne fanno un nuovo e ci mettono minimo 10 anni e non hanno ancora un centesimo, invece che ammettere gli errori, cambiare completamente il modello sanitario lombardo e mettere in efficienza, ristrutturare, ammodernare questo ospedale, e solo dopo che è messo a sistema e protetto il sistema sanitario pubblico ragionare su altri ospedali. È una presa in giro, state attenti. È una presa in giro per spostare l'attenzione dagli evidenti disastri della Lega e del centrodestra nella gestione del modello sanitario lombardo, con ottimi medici ma pessimi politici, a su qualche cosa che invece distoglie l'attenzione, che è la solita grande opera fallimentare che non verrà mai fatta.